Salve! Signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. Allora, voglio farvi vedere un po' di novità che ho fatto un po' off camera, perché sarebbe stato noioso farlo in un video, quindi le ho fatte e ora vi faccio vedere il bello. Novità numero 1, c'è un creeper sotto il mio albero. Non finiranno mai di sorprendermi i creeper. Novità numero 2, c'è una pecora nera che dovrò catturare prima o poi. Novità numero 3, uccidiamo lo zombie. Non era una novità, li uccidiamo sempre gli zombie. Mi ha droppato un elmetto d'oro, sono contento. Dicevo, novità numero 3, questa farm di pesca voglio migliorarla per un futuro, perché ho fatto appunto il video della farm di pesca e sono abbastanza sicuro che tramite sto coso funzioni, perché una volta ha funzionato, adesso sinceramente non so se rifunzionerà. Lo faccio in diretta, vediamo se funziona. Non è un episodio ovviamente sulla farm di pesca, voglio appunto farvi vedere tutte le novità, però diciamo che l'altra volta ha funzionato, ero off camera, ho detto ti prego fai che funzioni anche mentre registro, ma non ha funzionato per niente. Ora il pesce ha abboccato, però non ci ha dato l'esperienza. Esatto, l'altra volta ci ha dato l'esperienza. Ora non lo so, sinceramente non lo so, devo un po' migliorarla. Mi avete detto un po' di suggerimenti interessanti, ma per il momento non so sinceramente come, dove e se farli, alcuni di quelli che mi avete detto, perché mi sa che li hanno fixati, ma comunque vi faremo sapere più avanti. Qua c'è sempre il grano, là c'è sempre l'altra farm di grano, che tra l'altro vi è piaciuta molto. Molti di voi mi hanno detto che l'hanno replicata, ma soprattutto, signori, arriva il bello adesso. Oh yeah, sì che arriva il bello. Vi starete ovviamente chiedendo perché c'è una botola enorme con delle scalinate un po' improvvisate sotto il mio magazzino. Tranquilli, vi faccio vedere subito. Ero lì che mi annoiavo giocando a Minecraft, non sapevo più che altro cosa fare, e ho deciso di fare ta-tan, una sorta di magazzino. Non lo so, sinceramente non so cosa farci. Vorrei spaccare qua tutta la pietra in realtà. Anzi, intanto mettiamo altre torce per far vedere meglio un po' la situazione. Appunto, vorrei spaccare tutto. Non lo so, però sopra c'è un dungeon, una caverna. Quindi mi era anche arrivata una mega invasione di zombie e di creeper. E sentite anche i ragni. Quindi non lo so, ditemi cosa farci. Tra l'altro in questo episodio volevo fare una sorta di fornace automatica. Allora, queste scale le voglio sostituire tutte con delle scalinate di quercia. Ci facciamo la quercia? Non lo so. Potremmo farle di quarzo, però non siamo abbastanza ricchi per farle col quarzo, quindi benvenuta quercia. Tra l'altro voi nei commenti ditemi cosa farci lì sotto. Io per ora ho intenzione di farci una sorta di magazzino dove ci metto tutte le farm, perché io ho sempre il problema di dove fare le farm e credo che sia arrivato il momento di risolverlo. Quindi magari ci può stare come sorta di magazzino. Ora, per fare prima, spostiamo questo qua, se no ogni volta ci metto 3 ore. Quindi ora mi sa che là sotto ci farò la farm, così per questo episodio. Ora finisco di fare le scalette e ci vediamo subito dopo. Ok, ho messo le scalette qua. Sinceramente, cosa potrei metterci? Tipo gli slab? O la pietra, non lo so. Ah, tra l'altro anche qui il terreno fa cagare fatto così, no? Cioè fa abbastanza schifo. Quindi dovrò metterci un terreno decente, del tipo volevo e potevo, soprattutto perché c'ho un botto di cobblestone. Non avete idea di quanta cobblestone io abbia. Potevo metterci tutta pietra e volendo lo potrei fare, ma per ora avevo intenzione di fare tipo qua nell'angolo una sorta di fornace automatica, perché ogni volta ci metto 16 giorni, non lo so, per cuocere una qualsiasi cosa, e quindi è arrivato il momento di costruirla. Allora, mi sono preso un botto di materiali e in teoria è il tutto che serve. Qui ho fatto una colonna, ma mi ero dimenticato di fare di prendere l'altra cobblestone. Volendo ho preso anche la pietra, in caso la cambiamo alla fine. Quindi, allora, facciamo 2 colonne. Però la voglio fare nell'angolino. Poi, non so, poi in caso mi inventerò qualcosa. Comunque, sta zona devo farla tutta più illuminata, perché un po' fastidiosa, troppo scura. Tra l'altro voglio anche alzarla. Voglio fare un po' di cose, ma comunque suggeritemela nei commenti. Quindi, quelli erano, diciamo, i lati. Ora ci dobbiamo mettere tutta il legno di quercia, che va a salire e appunto a ricoprire il tutto. Non è difficile come farm, anzi a dire il velo è molto facile come farm. Allora, iniziamo mettendo le 2 ceste qui, facendolo diventare una doppia cesta. Lì dovrebbe essere giusto, mi sembra, o è uno spazio più in qua. Dovrebbe essere qui giusto, in caso vabbè lo sposto di uno. Ora, come potete vedere, ho messo appunto un hopper normale, tranquillo, come tutti voi conoscete, però che punta verso la cesta.
E faremo lo stesso per altre due volte, quindi avremo tre hopper, esatto, vedete che puntano tutti verso la cesta e questo significa che tutte le cose appunto che costruiremo, che produrremo andranno in questa mega cestona. Sopra questi tre hopper ci mettiamo tre fornaci e saranno appunto coloro che faranno passare le cose e le faranno andare nella cesta. Tanto sta qua, sta farm, possiamo moltiplicarla per quanto vogliamo. Volendo potrei farla anche più grande, potrei metterci un altro hopper. Vabbè, ora valuto, intanto ve lo faccio vedere con tre. Sì, esatto, ok. Perfetto, e ora per concludere il tutto dobbiamo mettere le tre ceste sopra, quindi diventerà una doppia cesta e una cesta normale, un po' bruttina da vedere. È per quello che volevo fare 4 hopper quasi quasi. Quindi per fare un test, qualsiasi cosa metta nella cesta, in teoria, yes, ok. Tra l'altro, ho messo la cosa più sbagliata: non mettete il carbone perché poi andrà a essere cucinato. Mettiamo ad esempio il pesce e il pesce, come vedete, qua dobbiamo togliere il carbone. Perfetto, perfetto. Quindi vedete che qualsiasi cosa voi mettiate scenderà nella cesta piano piano. Ok, quindi lasciate tutto qua che poi si refilla. Praticamente se mettete le ceste al massimo, se avete la certezza che poi si va a refillare la fornace. E sostanzialmente questo è tutto, perché poi una volta cotto, ad esempio, facciamo l'esempio, mettiamo qua il pesce e va qui, esatto, qua ci mettiamo il carbone che lo dovrete tenere dentro perenne e una volta cotto il nostro Maurizio Merluzzo, vediamo quanto tempo ci mette, dai 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 dai, perfetto, dovrebbe, esatto, darcelo qui, perfetto. Potete tranquillamente riprodurla nel vostro piccolo e amato mondo. Oh, fermo, fermo, dobbiamo chiudere il buco. Si sta facendo pericoloso. Dobbiamo chiudere il buco, signori. Tuk, 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 tuk. Ok. Sa che quasi quasi mi faccio tutto il terreno con questi mattoni. Così almeno vi faccio vedere un po' come esce. E appunto in attesa più che altro del vostro suggerimento su cosa fare qua dentro. E soprattutto può essere interessante anche questo territorio. Il nostro territorio, signori. Questo è il nostro territorio, la base segreta che nessuno conosce. Tra l'altro mi è venuta in mente l'idea tipo alle 4 di notte, 5 di notte mi sono messo lì a scavare e a fare il tutto. E fidatevi, fidatevi che ci vuole tantissimo tempo, soprattutto per il soffitto. Stavo pensando anche di fare qua, perché vedete che c'è anche già una sorta di bella entrata, un'altra stanza tutta avanti. Quasi quasi, quasi quasi. Ora dobbiamo riempire tutto il pavimentos. E non sono le caramelle, pavimentos. Vabbè, che battuta infelice che ho fatto, non la farò mai più, Master. Proprio stai zitto per sempre. Stavo pensando di mettere della glowstone come illuminazione, ma non ne sono sicuro. Boh, non lo so. Sono sicuro però che mi finirà il piccone. E non ne ho fatto uno di scorta. Molto male. Quindi, allora io distruggo qua tutto e in caso vi faccio un taglio. Cioè, non in caso, di sicuro vi farò un taglio. Quindi ci vediamo dopo. Il magazzino sotterraneo, ecco come lo posso chiamare. Non mi veniva in mente il nome, però voglio fare una targhetta e metterla qua sopra. Quindi, sono ancora mezzo malaticcio, sorry, per quello che magari parlerò un po' più tranquillo rispetto al solito. Dicevo, quindi suggeritemi anche il nome per il magazzino. Boh, non lo so, però io vi chiedo sempre di suggerirmi perché alla fine mi piacciono i vostri suggerimenti perché intanto avete delle idee bellissime, dei nomi belli che potete inventare, delle costruzioni belle. Fa sempre piacere avere dei feedback, dei commenti utili nella sezione commenti. Quindi, bene bene. Ok, mancano gli ultimi. Oddio, perché quando inizio a parlare sbaglio a mettere i blocchi? Perché, Master? Perché sei stupido? Sì, è vero. L'ultimo blocco, finalmente. Allora, ok, il lavoro è completo, mi sembra anche un bel lavoro, però volevo, cioè le torce così vedete che non mi piacciono, quindi volevo mettere della glowstone, della lumite, dei lampadari, non lo so. Ah, oppure delle torce. Non lo so, boh, per ora lascio così, fatemelo sapere. Intanto questa comunque è l'entrata, qua ci volevo mettere il cartello, volevo fare qualcosa di figo. Comunque ditemelo voi, sta tutto a voi. Tra l'altro, poi cosa potrei fare? Ah, mi sono segnato tutti, ecco cosa volevo dirvi. Che mi sono segnato tutti i vostri suggerimenti di tutti gli episodi precedenti. Proprio sono andato lì a riguardarmi tutti gli episodi, tutti i commenti, che sono tipo tantissimi, e me li sono segnato sul fogliazzo che c'ho tipo lì. Quindi piano piano li andremo a far tutti. Ora volevo costruire, comunque in un prossimo episodio, magari ora ve lo accenno, magari ora inizio a farlo, non lo so, una sorta di zona fatta bene nella quale mettere tutti i vostri suggerimenti. Che ora ve li faccio vedere, aspettate, in diretta prendo il fogliazzo.
Foglio alla mano, sono tantissimi. Non si vedrà mai nella cam, ma sono tipo tantissimi. Quindi tipo ho scritto cosa fare, il numero degli episodi, chi l'ha scritto, quindi siete inseriti tutti voi. E non li ho neanche finiti tutti perché mi mancano tipo un paio di episodi da revisionare. E soprattutto ho scoperto che molti commenti sono simili. Tipo, nel prossimo episodio potrei fare tranquillamente una piscina. E mi sa che farò una piscina. Ora, prima di concludere questo episodio, che spero sia stato interessante, voglio fare un paio di cose. Allora, la prima cosa è andare alla farm di grano. E indovinate cosa posso fare alla farm di grano? Prendere il grano. Zan, 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 zan. Ah, mi avete detto di mettere gli hopper qua sotto. Gli hopper con delle ceste. Facciamo adesso o lo facciamo nel prossimo episodio? Fallo adesso, Master, fallo adesso. Dovrò trovare anche una recinzione per i cavalli, vabbè. Devo farne un po' di cose, tra l'altro, Un bel po' di cose, signori. Ma so che voi... come ci sono finito in sella al cavallo? Vabbè, ok. Ma so che voi mi suggerirete bene. Rimettiamo qua questi. C'ho 41 semini. Ah, che devo ripiantare, vero, è vero. Perché è automatica, ma fino a una certa, perché mi sono completamente dimenticato di togliere l'acqua e ripiantare il tutto. Ora, la farm, che non è una farm, lo spawner di scheletri. Ma sapete che oggi non so parlare? Cioè, proprio oggi non so parlare. Come sta il nostro spawner di scheletri? Salve, tutto bene? Mi prendo un paio d'ossa o le lascio giù? Allora, vediamo quanta roba c'è. Un botto, tipo. Archi incantati con potenza 1, potenza 1 e indistruttibilità. Interessanti questi archi. Interessanti questi archi narrativi. Sono molto contento. E quella ha detto. Quella montagna sembra sempre un elefante, me l'avete detto in molti. E tra l'altro ecco cosa non ho fatto. Non ho ancora fatto la spedizione nel Nether. Male male. O almeno non me l'ho ancora fatta vedere. Male male, Master, male male. Quindi signori, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Non so quanto è durato, ma sono abbastanza sicuro che sia durato un po'. Almeno faccio un pre-raid. 11 minuti e 32 secondi. Così la butto lì. La farm funziona, almeno una. Tra l'altro dovrò anche riportarvi la farm di pesca. Mi tolgo le cuffie, come è giusto che sia. Spero appunto che questo episodio vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a scrivermi nei commenti un commento per dirmi cosa fare, cosa migliorare, cosa togliere, cosa aggiungere. Io e il fogliazzo con tutti voi, o comunque molti di voi, vi ringraziamo per la visione. Lo butto lì, giusto per. E vi do appuntamento domani alle 3 o alle 2.45, più che alle 3, con un nuovo video. Ciao!